In questo video vi voglio raccontare l'origine e la genesi di questo mio quadro, Utopia 2. 2 perché è il secondo di una serie, che è questo progetto Utopia. Ho già realizzato un video introduttivo e esplicativo in cui spiego l'origine di questo progetto e ho già fatto anche il video del primo quadro, Utopia 1. Quindi se siete interessati a vedere questi video vi lascio il link in descrizione così da capire l'origine e il significato di questo macro progetto. Perché in questo video parlerò esclusivamente di questo quadro. Utopia 2 si presenta in questo modo, con una palette molto diversa dal mio solito, perché questa qui è piena di colori freddi, esclusivamente colori freddi, a parte questo bianco pane che si vedono con gli schizzi e lo sfondo, ma ne parleremo più avanti. Palette fredda è diversa perché io sono molto più per i colori caldi. Infatti Utopia 1 l'ho interamente realizzato con rosso, arancione e giallo, ma comunque lo vedrete nel caso nel suo video proprietario. Il progetto Utopia ha degli elementi comuni a tutti i quadri, che sono queste linee realizzate con questo strumento che è lo squeezer e queste, chiamiamole crepe, dipinte ad acrilico nero. Però anche per il significato tecnico di questi elementi vi rimando al video di introduzione di Utopia. Si presenta in questo modo questo quadro, ci sono in alto sulla destra e sul centro in basso a sinistra queste due macchie bianche, è un bianco color panna molto chiaro e caldo, che poi si sfumano verso i bordi arrivando a un viola e a un bordeaux molto scuro, appunto andando verso l'esterno, passando da un bianco a questo bianco verdino, nomi molto tecnici di colori, per poi passare anche a un bellissimo verde acqua molto acceso. Per l'appunto creare questa bellissima sfumatura che mi aggrada molto. Degli elementi che ho utilizzato per accentuare questa sfumatura sono tutti degli schizzi che si vedono per il quadro, di questi colori, quindi verde acqua, viola, un viola più chiaro, che però in questo caso ho realizzato sì le bombolette, anche però con l'Uniposca, specialmente con questi colori, viola chiaro, viola scuro e verde acqua. Schizzi che poi vengono rimandati anche dalla bomboletta nera, per appunto mantenere un certo distacco, ma anche unire un po' lo sfondo e il soggetto, che sono appunto le linee nere con lo squeezer e le due trepe colorate, a cui si affianca questo speciale strumento. Ce l'ho da tantissimo, non saprei il nome tecnico, ma è una specie di pennarello in silicone con una punta molto sottile, quindi premendolo crea tutte delle linee molto sottili che però rimangono in rilievo. E appunto ho voluto utilizzarle per affiancare i soggetti neri in questo quadro. Un elemento cardine di Utopia e anche di Utopia, che è il mio progetto precedente a Utopia, sono questo effetto di sgocciolatura che appunto è data dalla particolare funzione dello squeezer, ossia un tubo in silicone che tu premendolo, come un po' lo sbianchetto di scuola, in base a quanta pressione viene rilasciata, lo squeezer, diciamo, fa uscire più o meno vernice. Quindi più premi, più vernice esce, più si crea questo effetto di gocciolatura. Schizzi e gocciolatura che poi ho affiancato con tutti degli schizzi molto direzionati e violenti di questo bianco panna che si vedono in basso a sinistra e in alto a destra, che appunto vogliono, come lavorando a strati, unire lo strato intermedio che è il soggetto allo strato inferiore che è lo sfondo con uno strato superiore di questi schizzi bianchi. Il significato di questo quadro, come del resto il progetto Utopia, sono per ogni quadro una pagina di un mio diario che scrivo puntualmente quando sono preoccupato, stressato, arrabbiato o triste, in cui appunto metto per iscritto i miei pensieri. Ho scelto dei pensieri a me molto importanti e grossi per provare a imprimerli su tela, per vedere se riuscissi a stare meglio, a metabolizzarli, a trovare una risposta a eventuali miei dubbi e domande. Quindi come Utopia 1, anche Utopia 2 porta con sé un pensiero che rispetto ai miei altri quadri e progetti non inserisco il nome del quadro, ho solo lasciato Utopia più la cifra numerica del quadro di riferimento, in questo caso 2 il secondo. Il significato è una pagina di diario, la potrete vedere sicuramente già sul mio profilo Instagram, è già online un reel in cui tramite un voiceover io leggo questa mia pagina di diario, mentre ci sono delle clip video in cui mostro come ho concretamente realizzato questo quadro. In più dipende da
da quanto tempo dopo uscirti questo video lo vedrete, ci sarà online anche sul mio profilo Instagram, che metto appunto il link in descrizione, un post con un po' il riassunto della pagina di diario e le foto inedite e diciamo dettagliate di questo quadro. Mi metto un po' a pressione a parlare di questo progetto perché è il primo progetto dopo qualche anno che realizzo partendo da me stesso, mentre come Utopia, che è il progetto precedente altri, io prendevo la mia ispirazione, il mio input dall'esterno, in questo progetto l'input sono io. Mi viene dentro di me e essendo un po' caotico non so bene a volte dove andare a parare. Comunque, questo progetto Utopia vorrei che potesse darmi un aiuto per il mio benessere, per rispondere a tutte le mie domande. Io spero che questo quadro Utopia 2 vi sia piaciuto. Vi rimando appunto in descrizione al video di introduzione, al video di Utopia 1 e a tutti i contenuti che verranno sul mio profilo Instagram, profilo e canale YouTube, questo mio, che vedrà nelle prossime settimane anche le pubblicazioni di tutti gli altri quadri di Utopia, perché non è finito, non sono solo il primo e il secondo, ne ho già 5 in totale pronti, quindi oltre a questo ce ne saranno altri 3 nuovi, più potenzialmente altri che devo ancora studiare e progettare. Detto questo, io spero che Utopia 2 vi sia piaciuto, io vi saluto e ci vediamo al prossimo quadro.